il sindaco di Acerra che ha ascoltato anche le parole di Palma, CEO di New Green. Qual è il suo punto di vista rispetto alle parole dell'amministratore di New Green che dice ci sarà un'economia New Green appunto per la nascita di questa fabbrica di biogas che dovrebbe sorgere tra l'altro proprio alle nostre spalle dove c'era la Monte Fibra. Buongiorno a tutti, la questione è in altri termini, certamente non discutiamo dell'attività di New Green Fuel solo in particolare, ma l'attività di New Green Fuel va discussa in un contesto più ampio, perché la zona industriale di Acerra non ha mai avuto una VAS, una valutazione di impatto ambientale strategico che consideri chiaramente tutte le attività che ci stanno in essa. E quindi solo così, perché noi ci aspettiamo un bilanciamento, un bilancio ambientale che migliori il bilancio ambientale, perché Acerra è 54 km quadrati, ci sta un'attività agricola, ci stanno attività agricole fiorenti che si stanno riprendendo, ci stanno tante attività nella nostra zona industriale che già trattano rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi, rifiuti organici. Ci aspettiamo che dallo smantellamento della Monte Fibre, che praticamente è stato l'inizio della fine della nostra attività agricola, lo smantellamento di Monte Fibre debba migliorare il bilancio ambientale. E certamente non ci possiamo affidare a chi fa richiesta per venire qui perché magari può ci sta il tubo del metano e pertanto siccome ci sta il tubo del metano andiamo ad Acerra. Quindi c'è bisogno di una programmazione che migliori il bilancio ambientale della nostra città. Sindaco, tra poco tra l'altro avremo anche un agronomo con noi. Le volevo chiedere, il dottor Palma ha parlato anche di tempi, da autunno in poi si potrebbe partire con la fabbrica di biogas, la regione ha dato l'ok, l'ARPAC ha dato l'ok, voi come amministrazione comunale come mi muoverete in tal senso? Invece? Noi abbiamo già dato mandato a un avvocato di fare il ricorso al TAR, ci sono tante questioni su cui abbiamo dubbi anche sulle autorizzazioni che non possono essere considerate solo dal punto di vista tecnico, perciò dicevo prima, perché chiaramente ci stanno tante questioni tecniche, anche il Comune di Acerra ha dato il parere tecnico, ma qui non siamo davanti ad attività diciamo dove i pareri si limitano all'aspetto edilizio, qua parliamo di questioni ambientali e pertanto c'è bisogno di una valutazione ambientale, non di pareri tecnici per realizzare solo l'opera, ma quindi c'è bisogno di una valutazione più ampia che ci metta nella condizione di migliorare il bilancio ambientale. Noi andremo al TAR, porteremo lì le nostre rimostranze dal punto di vista amministrativo, ma certamente non ci fermeremo perché le valutazioni sono soprattutto dal punto di vista ambientale, non semplicemente nella costruzione dell'opera. Sulla tematica legata alla strategia di valutazione ambientale, sindaco. Assolutamente, allo stato attuale ogni azienda viene sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale, cioè in breve, per spiegarlo ai telespettatori, ogni azienda si valuta che emissione emette. Noi come città chiediamo una valutazione di impatto ambientale strategico che praticamente consenta di misurare le emissioni di tutte le fabbriche già esistenti e quindi con l'aggiunta di queste altre fabbriche che verranno. Questo vale per la Green Fuel, ma vale anche per le altre attività che vorranno impiantarsi sul nostro territorio, perché è chiaro che è la sommatoria dei fattori inquinanti che determina l'inquinamento in un territorio, non è la singola fabbrica. Pertanto quando si parla di impatto ambientale si deve parlare di impatto ambientale strategico come sommatoria di fattori. Oltretutto in questo caso parliamo di un impianto di compostaggio, ma non dobbiamo dimenticare che siamo in una regione, la regione Campania, che ha un suo piano per i compostaggi ad iniziativa pubblica e in questo momento sono previsti impianti di compostaggio a Pomigliano, a Caivano, mi risulta uno a Caserta, forse a Maddaloni confinante con Acerra, pertanto nella stessa zona abbiamo già 3 impianti di compostaggio. Questo è un impianto di compostaggio di iniziativa privata, deduco che evidentemente tratterà
l'umido in competizione con i nostri impianti e magari, come si diceva poc'anzi, quando non ci sono rifiuti verranno anche da fuori. In chiusura, Sindaco, la Regione ha dato l'ok, l'ARPAC, lo ripetiamo, ha dato l'ok, avete dato mandato ad un avvocato per il ricorso al TAR. Cosa vi aspettate dal TAR? E se il TAR dovesse poi respingere il ricorso, cosa farete? Noi abbiamo già deciso di fare una battaglia su due livelli, e dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'impatto ambientale sul nostro territorio. Pertanto sono due le questioni. Gianluca. La questione principale è quella di avere una visione di impatto ambientale strategico sul nostro territorio che misuri i livelli di inquinamento, perché, come dicevo poc'anzi, c'è un'agricoltura che prova a riprendersi, che prova e sta, tante aziende sul territorio stanno andando, diciamo, bene avanti e stanno crescendo, e non mi sembra il caso di fermarle in questo momento. Grazie a Raffaele Lettieri, che è il sindaco di Acerra. A proposito di agricoltura, ragazzi, io invito al dibattito anche Gianluca Iovine, che è un agronomo, che è il direttore tecnico dell'associazione Ariamo. Qual è il vostro punto di vista sulla questione biogas, sulla nascita possibile e concreta di questa fabbrica? Lo ripetiamo, alle nostre spalle. Buongiorno, gli agricoltori acerrani fondamentalmente non hanno una preclusione di carattere ideologico, o né tantomeno sono chiusi alle innovazioni. Semplicemente l'agricoltura acerrana, che rappresenta una gran parte dell'agricoltura campana, ha vissuto dei momenti difficili nel momento in cui scoppiò il problema della terra dei fuochi. Oggi gli agricoltori iniziano a riprendersi, hanno riconquistato i mercati europei e nazionali, e non hanno nessuna intenzione di rivedere impianti di gestione rifiuti sul loro territorio che possono in qualche minimo modo intaccare la credibilità ambientale delle loro produzioni e la qualità delle loro produzioni. Quindi il preconcetto non è ideologico, ma è mediatico e di carattere diciamo della qualità delle, per la tutela della qualità delle produzioni. Tra l'altro aggiungo un po' di numeri: 55 km quadrati di estensione di superficie agricola, e questa è la prima superficie dove si produce il pomodoro San Marzano, quindi insomma l'eccellenza campana, e anche per questo motivo che gli agricoltori si stanno ribellando. Certo, il pomodoro San Marzano dell'Agro Sardinese Nocerino DOP è un'eccellenza italiana, aggiungerei, oltre che campana. Ed il comune di Acerra è il primo comune per estensione per la coltivazione di questo prodotto, e chiaramente è un prodotto che viene esportato in tutto il mondo, rappresenta il Made in Italy in tutto il mondo, e chiaramente va tutelato anche per la dignità degli operatori agricoli che lavorano questi terreni. Grazie Gianluca Iovine, e ovviamente grazie al sindaco Raffaele Lettieri. Noi restiamo ad Acerra, ma ci spostiamo in un'altra location, quindi ragazzi, per il momento a voi la linea e ci rivediamo tra poco. Ora siamo all'interno del castello di Acerra, alle nostre spalle le bandiere e alla nostra sinistra anche la torre. Con me sempre, lo ringrazio per la disponibilità, il sindaco Raffaele Lettieri. Tra poco parleremo dei musei che ci sono all'interno, anche delle difficoltà in un periodo di pandemia per il turismo e la cultura acerrana. Sindaco, la storia di questo castello. Buongiorno a tutti, devo dire che questo è il nostro più bel monumento che abbiamo, risale all'epoca longobarda bizantina, è stato teatro anche di scontri importanti come quelle per il regno di Napoli tra Angioini e Aragonesi. Proprio su Canale 21 un paio d'anni fa abbiamo trasmesso in diretta la battaglia di occupazione e di espugnazione del castello, e ci eravamo riproposti di farla anche l'anno scorso, anche quest'anno, però purtroppo questo periodo di pandemia ci sta bloccando, così come sta creando qualche difficoltà ai nostri musei che sono all'interno di questo bellissimo castello. Ce ne sono tanti, sindaco, ricordiamoli. Abbiamo l'unico museo al mondo sulla maschera di Pulcinella, e lo abbiamo noi qui ad Acerra, è un museo riconosciuto, così come abbiamo il museo dell'archeologia e della storia di Suessola e di Acerra, abbiamo il museo della civiltà contadina, e stiamo realizzando un museo virtuale della cultura acerrana, dove praticamente si potrà venire qui e assistere alle tante manifestazioni appunto che facciamo qui
ad Acerra, e devo dire che tutto questo ci sta mettendo un po' in difficoltà, perché chiaramente sono manifestazioni che non si possono fare online, ma si devono fare in presenza. Messaggio importante: la speranza è che si possa ovviamente ripartire anche con i musei a Napoli, in Campania e perché no anche ad Acerra. Grazie al sindaco Raffaele Lettieri per essere stato con noi praticamente tutta la mattinata nel corso del VG21 mattina dal castello di Acerra. È tutto, ragazzi, a voi la linea.